Siamo in assenza totale di certezze. Per noi ex ricercatori Intex la vertenza è da considerarsi ancora aperta e chiediamo sin da subito un incontro urgente con il prossimo presidente della regione. A scriverlo sono gli ex ricercatori del polo elettronico dell'Aquila a casa da circa un anno e mezzo, dopo l'incontro con il presidente vicario della regione Lolli, che ha annunciato durante una conferenza stampa di aver trovato una soluzione con la Soas Economy per il loro riassorbimento tramite una start-up sui software, la Forender 24, che secondo quanto detto riassumerà fino a 30 dipendenti a tempo indeterminato, attingendo proprio dal bacino degli ex lavoratori Intex. Come è noto, chiariscono i lavoratori, l'ipotesi di ricollocazione per i lavoratori licenziati da Intex passa attraverso un accordo sottoscritto dai sindacati e la regione. In questi mesi, appurata l'idoneità dei profili professionali dei ricercatori, è stato individuato un percorso che prevede il riassorbimento da parte di una new co tecnologica a cui affidare quota parte dell'attività, nell'ambito del bando del settore aerospace Italgovsat, su cui la regione ha investito ben 10 milioni di euro. Tuttavia, dalla riunione con l'assessore alle attività produttive, sembrano non essere emersi passi avanti, scrivono. Non abbiamo certezze di nessun tipo, in quanto non sono ad oggi disponibili né una pianificazione dei tempi di riassorbimento né il numero dei ricollocabili. L'assessore, su richiesta dei lavoratori, si è impegnata a produrre una delibera come suo ultimo atto per dare continuità a quanto fatto sinora. Ricordiamo anche, scrivono ancora, che a più di un anno dal licenziamento la situazione dei lavoratori è sempre più preoccupante, poiché non hanno alcun sostegno di natura economica. Va ricordato che si tratta di tutte figure altamente professionalizzate, laureati o esperti in informatica, che hanno avuto esperienze di lavoro in Italia e all'estero e che si trovano a casa da quasi 2 anni, troppo vecchi per lavorare, troppo giovani per la pensione.